ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video sulle cose che avrei tanto voluto sapere prima di sposarmi. Come sapete sono super fresca di nozze. Tarà, la fede. Continuo a guardarla, ancora non mi sembra vero. La vita da sposati è bellissima. Non cambia tantissimo sinceramente da prima, ma è bellissimo sapere di essere marito e moglie. Comunque oggi voglio fare questo video perché ci sono diverse cose che io avrei tanto voluto sapere. E se fosse possibile vorrei dire alla me che sta per sposarsi di qualche settimana fa, perché mi sarebbero state d'aiuto queste cose, mi avrebbe aiutato un sacco. Quindi mi sono scritta queste cose, ovviamente me le sono segnate man mano che mi venivano in mente, e spero che magari possano anche essere utili a qualcuno che sta per sposarsi. Quindi, numero uno, gli ultimi giorni sono un inferno. Io avrei tanto voluto sapere questo fatto, perché la settimana, non la settimana prima, ma quella prima ancora, noi siamo stati a Los Angeles tutta la settimana, poi sono tornata e avevamo tipo 6 giorni prima del matrimonio, ok. Quei 6 giorni io ero convinta di aver finito tutto, abbiamo organizzato tutto, ma quei 6 giorni io, cioè, è stato veramente appunto un inferno. Non sono riuscita a filmare, ad editare un video, non sono riuscita nemmeno a rispondere alle email. L'unica cosa che riuscivo a fare era rispondere al ristorante, rispondere alla tipografia, parlare con il prete, poi i documenti, se un prete si è dimenticato, insomma, è un casino di cose, cioè, e le prove in chiesa, e le varie dimenticanze, poi ci siamo dimenticati di segni a posto sui tavoli, quindi abbiamo dovuto correre in tipografia 2 giorni prima a fare i cartoncini in tema con i numeretti per i tavoli. Cioè, veramente, io se potessi tornare indietro probabilmente il viaggio a Los Angeles l'avrei organizzato in un altro periodo, anche se vi sembra di aver finito tutto, non è mai così. Mi dicono tutti che è normale, quindi anche se vi sembra di essere a posto, preparatevi, perché l'ultima settimana, cioè prendetevi qualche giorno libero veramente, perché l'ultima settimana e gli ultimi giorni sono il casino più totale. Numero 2, quel giorno vola. Avete presente quando fate qualcosa che vi piace, il tempo passa in un attimo? Mentre quando vi annoiate, tipo, il tempo non passa mai, ed è esattamente così, il tempo è proprio relativo, perché quella giornata, che è tipo la più bella della vostra vita, passa in un nanosecondo. Me lo dicevano tutti, ma non mi immaginavo che sarebbe stato davvero così, cioè, tutto il tempo passato in chiesa sembravano 10 minuti, e tipo l'uscita con il riso che ci arrivava addosso sembrava tutto pochissimi secondi. Vorrei che fosse durato di più, anche la cena, cioè, siamo stati lì non so quante ore, ma in realtà sono sembrati 20 minuti, e incredibile veramente, cioè, se potessi tornare indietro mi godrei un po' di più anche i preparativi, perché so che poi viene il grande giorno. Invece appunto ero tipo super stressata, super nervosa i giorni prima, e poi quando è arrivato il grande giorno tipo non vedevo l'ora che arrivasse, perché dicevo basta così, tutti i preparativi, basta, come va ormai abbiamo organizzato tutto, come va, e ero talmente nervosa quel giorno, talmente emozionata, che mi sembrava di guardare la scena dall'esterno, cioè ero veramente tipo fuori di me. Me l'hanno detto, una mia amica mi fa: guarda, ti sembrerà di essere tipo ubriaca, perché non capirai niente, ed è stato esattamente così, non capivo niente ed è finito tutto in un nanosecondo. Se potessi tornare indietro ogni tanto mi soffermerei un po' a guardare e a godermi un attimino di più il momento, perché è volato così. Numero 3, anche se sei sicura al 100% di aver pensato e organizzato tutto, quel giorno ci sarà sempre qualche imprevisto. È successo che a noi, io sono una, cioè, programmatrice, io programmo, preparo, insomma, mi sono fatta 1000 liste, eccetera, ma comunque ci è successa una cosa assurda, perché abbiamo preparato il tableau e non so se abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato la tipografia, non so come possa essere successo, ma 2 dei nostri invitati non erano segnati nel tableau, cosa assurda. Per fortuna gli abbiamo spiegato: scusateci, cioè, non sappiamo se sbagliate la tipografia o cosa possa essere successo, abbiamo sbagliato noi, non ce ne siamo accorti, perché comunque avevamo un sacco di liste che poi siamo andati a modificare, a rimodificare, quindi qualche modifica purtroppo qualcuno si è sbagliato ed è successo. Però poi insomma è andato ovviamente tutto bene, tutto liscio, e i nostri invitati si sono seduti e si sono goduti la serata, però mi dispiaceva un sacco e ero lì che ci pensavo, quindi qualcosa succederà sempre. E anche a noi è successo, anche questo, mi avevano detto: guarda che c'è sempre qualche imprevisto. Io: no, perché io ho organizzato tutto, noi siamo tranquillissimi. Invece tacchete. Questa vi farò un po' ridere. Allora, l'importanza di fare pipì
prima di mettere l'abito da sposa, perché dovete sapere che io non ci ho pensato. Quindi mi sono vestita, eccetera, c'è anche lì tutto in fretta, bla bla bla. Io mi sono messa l'abito, quindi ho fatto i capelli, il trucco era già fatto, e dopodiché ero già pronta, tipo 2 ore prima, e ho pensato, cavolo, devo fare la pipì. E la difficoltà di fare la pipì con un abito da sposa, specialmente un abito come il mio, lo sapete, era molto ampio, molto importante come abito, e non è un'impresa facile. Quindi quello che e tra l'altro la cosa assurda era che tutti se ne erano già andati, io stavo soltanto aspettando mio papà che mi venisse a prendere, c'era solo una mia amica con me, ebbene lei, adesso abbiamo un legame per la vita praticamente, perché è venuta in bagno e mi ha tenuto sul vestito mentre io facevo la pipì. Ma o così oppure vi lascio immaginare il disastro dell'abito che finiva ovunque. Quindi fate la pipì prima di mettere l'abito, mi raccomando, mi raccomando. L'importanza di delegare le cose agli altri. Allora, io ero convinta che sarei riuscita a fare tutto io e Tomas, in realtà no. Alla fin fine mi sono ritrovata a delegare talmente tante cose che mi è dispiaciuto non averlo fatto prima, perché è talmente cioè, se organizzate qualcosa tra virgolette in grande come abbiamo fatto noi, ci sono talmente tante cose a cui pensare che o vi triplicate e quindi siete in 3 posti nello stesso momento, ma siccome io né io né Tomas abbiamo il dono dell'ubiquità, bisogna delegare le cose a qualcun altro. Quindi non abbiate paura di chiedere al papà, alla mamma, agli zii, veramente noi abbiamo chiesto un sacco ai genitori, se non ci fossero stati loro non so come avremmo fatto. Anche quando siamo stati via a Los Angeles, loro si sono occupati di andare a prendere documenti, portare. È stato veramente indispensabile. L'importanza di delegare, mi è dispiaciuto non averlo fatto prima, perché altrimenti sarebbe filato tutto molto più liscio e non mi sarei ritrovata gli ultimi giorni a dover fare mille cose. I documenti per la chiesa è meglio farli con largo anticipo. Dovete sapere, anzi già lo sapete, ma se ancora non lo sapete, noi abbiamo deciso di sposarci l'ottobre scorso, quindi ottobre 2016, e abbiamo aspettato praticamente l'ultimo mese per fare i documenti in chiesa. Sconsiglio, vorrei tanto averlo saputo prima, perché mi sarei mossa con largo anticipo. Abbiamo avuto talmente tanto tempo per fare questi documenti, non so perché ci siamo ridotti all'ultimo minuto, ma il nostro parroco praticamente non ci ha detto che la trafila era lunghissima, e quando abbiamo iniziato a muoverci ci hanno detto guardate che siete in super ritardo. Io ansia, oddio, non ce la faremo a sposarci. Ma l'altro parroco ci ha detto guarda, perché non ci siamo sposati nella nostra parrocchia, quindi abbiamo dovuto portare documenti, poi i documenti al comune, poi quando sono pronti devi portarli, poi devi aspettare, lui deve andare, l'altro parroco deve andare a farsi mettere i timbri, insomma un casino, è veramente una trafila molto lunga. Noi ci siamo riusciti ma tipo per pochi giorni, quindi pochi giorni prima, se poi un parroco si è dimenticato un foglio, quindi anche quello ci ha fatto perdere 1 o 2 giorni, quindi avrei tanto voluto sapere questo, perché mi sarei mossa con largo, larghissimo anticipo e non avrei avuto queste ansie dell'ultimo minuto, perché veramente avevamo paura di non riuscire a sposarci. Quindi se vi sposate in chiesa, non so come sia in comune, penso sia un pochino più facile, ma se vi sposate in chiesa, e specialmente se anche voi vi sposate in un'altra parrocchia eccetera, ma anche se vi sposate nella vostra parrocchia, fatelo con molto molto anticipo, fate i documenti appena decidete di sposarvi, fate i documenti, perché veramente poi vi togliete questo peso e ne vale la pena, credetemi. Altra cosa che avrei tanto voluto sapere prima di sposarmi è che quel giorno, un po' per nervosismo, un po' per mancanza di tempo, non riesci a mangiare. Cioè, allora, mattina colazione 0 perché ero nervosa, pranzo 0 perché ero nervosa, e sono arrivata praticamente a stomaco vuoto. Boh, ho mangiato tipo 2 pezzetti di biscotto e 2 confetti che mi davano a forza le mie amiche prima di entrare in chiesa. Almeno ero idratata, perché ho bevuto un po' diversa acqua, ho bevuto un bel po' d'acqua e un paio di bicchieri di Coca-Cola Zero, la mia droga. E poi una volta finita la messa mi sono detta boh, mangeremo qualcosa, perché insomma ovviamente abbiamo organizzato in questo ristorante la cena eccetera, e in realtà non abbiamo mangiato niente neanche là, perché ovviamente gli invitati arrivano e c'è il finger food aperitivo, ma tu arrivi dopo, quindi salti l'aperitivo,
gli antipasti sono tutti lì che ti chiacchierano, tu sei là con tutti i tuoi amici, con tutti i tuoi parenti, poi andavamo di tavolo in tavolo a chiacchierare, a chiedere se era tutto a posto, insomma, volevamo stare un po' con tutti ed ero anche io che dicevo a Tomas, ma dai andiamo, chiacchieriamo, andiamo a vedere come stanno tutti, anche i tavoli un po' più lontani, perché insomma mi sembrava carino andare a stare un po' con tutti, il fatto che tu appunto, siccome di nuovo non ho il dono dell'ubiquità, o stavo a mangiare oppure stavo con gli altri, quindi praticamente non riesci a mangiare praticamente niente, veramente poco poco siamo riusciti a mangiare. Un brindisi l'ho fatto, ma poi non sono riuscita nemmeno a bere lo champagne, perché vi dico, è stato impossibile. E ad un certo punto mi sono ritrovata, dopo che era finito tutto quanto, tipo alle 4 del mattino, nella stanza d'hotel, affamata come non mai, una cosa che mi sono tanto pentita di non aver fatto e di non aver chiesto al ristorante di portarmi in camera un po' della cena, perché ovviamente ti avanza talmente tanta roba che avrei potuto veramente rifare tutta la cena dal principio, e mi sono un sacco pentita. Quindi un bel consiglio che vi posso dare: mangiate la mattina, sforzatevi. Altra cosa, sicuramente a cena o a pranzo, dipende quello che avete organizzato, pranzo o cena, se non riuscite a mangiare, portatevi via qualcosa e mangiate dopo, perché vi assicuro che avrete una fame da lupi. E io in camera purtroppo non avevo niente nel frigo bar se non bibite e roba da bere, lo champagne, ok, ma non c'erano noccioline, patatine, niente, e quindi, cioè, sono andata a letto con una fame pazzesca. Altra cosa che avrei tanto voluto sapere è di questo, io mi sono informata molto sul matrimonio, eccetera, su internet, però a questo non ho pensato, è l'importanza di pianificare le foto, perché io adesso, allora, le foto ufficiali non le ho ancora viste, la fotografa le deve, insomma, rivedere, deve scegliere, poi il book, ci vorranno 2-3 settimane perché siano pronte, e appunto anche per il nostro video, il video del matrimonio, voglio farvi vedere tutte le foto, quindi ci sarà anche per quello da aspettare appunto 2-3 settimane per la fotografa più principalmente. Ma quello che mi dispiace è di non aver pianificato le foto prima, perché avrei tanto voluto una foto con tutte le mie amiche, e quella l'abbiamo fatta, ma anche una foto con la famiglia, e so che l'abbiamo fatta, ma appunto in quel giorno ero talmente fuori di me, cioè ero come se fossi ubriaca, non capivo niente. Mi ricordo di aver fatto una foto con i familiari, però non mi ricordo chi c'era nella foto, credo solo i nostri genitori, e mi dispiace perché credo davvero di non avere le foto con tutti gli invitati, quindi questo mi dispiace un sacco. Ripeto, non le ho ancora viste, però non so se abbiamo una foto collettiva di tutti quanti, non c'è, e anche questo mi dispiace un sacco, avrei proprio voluto pianificarle, perché ovviamente poi la fotografa fa quello che, insomma, lei fotografa la serata, la giornata, eccetera, ovviamente ci siamo anche noi messi un po' appunto con le amiche, poi con i parenti, però non credo di avere la foto con tutti, e mi sarebbe tanto piaciuto avere una foto tutti insieme, però mannaggia, quindi questo mi sono proprio pentita. Sarebbe stato utile pianificarle esattamente prima, dire proprio alla fotografa o al fotografo: guarda, voglio la foto con i parenti, una foto con tutti quanti, una foto con le amiche, una foto lo sposo con gli amici, eccetera, poi una foto tutti gli amici insieme. Non so cosa è venuto fuori, ma non vedo l'ora di vedere le foto, sono super curiosa, però mi è dispiaciuto non averle pianificate. Numero 10 è la cosa forse più importante, che può sembrare scontata, ma ascoltatemi bene perché non lo è. Tutti ti dicono che quello sarà il giorno più bello della tua vita, che sarà splendido, che ti sembrerà un sogno, però fino alla mattina stessa a me non è sembrato così. L'organizzazione è stata talmente stressante, talmente time and energy consuming, come si dice, cioè mi ha preso talmente tanta energia, tanto tempo, che non vedevo l'ora che arrivasse quel giorno, ma non perché non vedevo l'ora di viverlo, ma perché non vedevo l'ora che tutti questi preparativi fossero finiti, ve lo giuro. Lo so che voi non siete abituati a vedermi stressata, ma lo ero davvero. E quello che avrei tanto voluto sapere è che, nonostante tutto lo stress, tutto il nervosismo, la paura, l'ansia, quel giorno è stato davvero il giorno più bello, è stato un giorno speciale, e se potessi tornare indietro rifarei tutto quanto. Infatti già ho detto a Tomas, il prossimo anno per il primo anniversario dobbiamo fare qualcosa, ma ovviamente non sarà mai come il giorno del nostro matrimonio, quindi credetemi, se potessi tornare indietro lo direi a me stessa, quel giorno sarà davvero il giorno più bello della tua vita, quindi goditelo al massimo, chi se ne frega i preparativi, chi se ne frega l'ansia e il nervosismo. Se qualcuno di voi sta per sposarsi e siete in pieno fase preparativi, stress, fregatevene, fate tutto con calma, ovviamente ci sono da fare diverse cose, lo so, ma cercate di stare calme e tranquille, perché il giorno più bello sta per arrivare e sarà bellissimo, ve lo prometto. Quindi questo è tutto per oggi.
Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi piacciono i video dedicati al matrimonio. Non voglio annoiare chi è sul mio canale più per il make up, ma ci sono talmente tante cose che ho da dire, che ho da farvi vedere sul giorno delle nostre nozze, che voglio condividere tutto con voi, quindi spero che vi piacciono questi video, non lo so, sono sempre troppo insicura. Fatemi sapere tutto nei commenti, vi voglio tanto 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 bene, mia family, un bacio grande e alla prossima, ciao!